Ogni volta che mi metto a scrivere un pezzo su Ivan Cottini, sono preso dall'irrefrenabile voglia di descriverlo come uno di noi, uno come tanti ragazzi della sua età che viaggiano, vivono, stanno in famiglia, che hanno amicizie e a cui piace stare in compagnia. Nulla di speciale, ma poi mi accorgo che Ivan di normale non ha nulla. Conosco, come molti, la sua storia e le sue peripezie, il suo calvario per le scelte fatte e la parola normale si sgretola come un castello di sabbia sotto il suo sorriso e la sua voglia di vincere. No expression. Oggi quel sorriso l'ho incontrato e l'ha regalato all'auditorio dell'Istituto Nolfi, gremito di 200 ragazzi, invitato da coloro che stanno organizzando le giornate di autogestione, che volevano sentire la sua storia e conoscerlo di persona. Per me l'emozione è sempre tanta, tanta. Poi vedere questi ragazzi che si appassionano, guardano la mia storia, vedono i muri che la vita purtroppo mi ha messo davanti, ma che io sono riuscito ad abbattere, e questo un insegnamento che voglio portare. Dovranno capire che la vita è bella, quello sì, ma la vita metterà di fronte tanti muri, e questi ragazzi, quando si troveranno di fronte a quel muro, devono essere pronti a tirar fuori gli attributi e ad abbattere quel muro come ho fatto io. Ivan, come sempre, non si è sottratto al difficile compito di dare un esempio, una testimonianza, e tra i ragazzi frementi ha dispensato sorrisi a tutti.